Hola, io sono Marcus Gron e signore e signori, bentornati in All The Mod, il pack con 156 mod della 1.10.10.5. Piove, governo ladro, nell'ultima puntata, guardate, ho fatto il patch che vi si ricordato e basta che fai così e fai la stradina color diarrea. Entriamo dentro Hobbyville, dov'è? È qui. E nell'ultima puntata siamo andati giù. Siamo andati giù, abbiamo scavato poco per trovare il liberculo manualoso. Questo manuale è della Deep Resonance e, ragazzi, ho controllato, è una mod non da Early Game, è una mod subito dopo. Non ho il piccone, sarà perché non cago, è un'opinione. Vabbè, scusate, questo momento canterino. Che cosa voglio fare oggi? Oggi volevo andare a vedere un metodo per fare le cose senza sprecare, diciamo, materiali base e ottimizzare un pochino tutto quanto. Però ho l'impegno di non farlo in maniera classica, perché vi spiego. Ho controllato e ci sta il pulverizer dell'IC2, il crusher della Mechanism e altre cosine che già abbiamo fatto, ok? Quello della... come si chiama quella mod lì? Aiuto, non mi viene in mente. Dell'immersive ancora non è fattibile. Quindi, signori, andiamo a fare i generatori della nuova Extra Utilities. Esatto. Cerchiamo fornace. Eccola qua, vedete? Questi sono i nuovi oggetti dell'Extra Utilities. Possiamo fare una fornace, un crusher e un generatore. Quindi, signore e signori, andiamo a fare questo machine block, che si fa molto facile, anche se vuole redstone e ferro. Quindi non so quanto è buono, però ce ne da 4, 4 ce ne da 4, dai, ci sta. Ho messo qui a cuocere la clay che abbiamo preso nell'ultima puntata. In questo modo dovremmo poter fare, oppela, vediamo se lo fa. Eccolo qua, una fornace. Vediamo un po', di solito l'Extra Utilities le skin sono molto belle, no, come si chiamano, le texture. Ok, questa è simpatica, cioè non fa proprio cagare, è molto spartana. Mi ricorda, c'era uno youtuber che seguivo che faceva marchi ingegni fighissimi, che usava una texture pack molto minimalista, però non saprei, non mi ricordo per niente come si chiamava. Allora, vediamo un po', non ci serve questo, ci serve il generatore. Purtroppo il crusher dell'Extra Utilities non duplica le cose. Non le duplica, sono molto triste. Dovremmo aver comunque tutto. E voilà. Ed ecco qui un generatore, vediamo come funziona. È molto semplice, vuole il combustibile. Porca puttana, così poco? Ah no, li sta mettendo qui, perfetto. Allora, quanti RF ci abbiamo? 5000. È un po' una merda, se devo essere onesto. Vediamo un po' con 5000 RF quanto lavora. Dai, 100 RF per un lavoro non è male. 100 RF per un lavoro vuol dire che qui ci fa 50 discioglimenti e li ha ottenuti esclusivamente da 16 blocchi di coso, se non sbaglio. No, ragazzi, non è male, ci sta. Ho visto che ci stanno anche gli spazi per gli upgrade, vedete? Interessante. Vediamo un po' di scrivere extra... com'è che si chiama? Utils 2, perfetto. Andiamo a vedere, questi sono tutti i drummoni. Upgrade mining, speed stack. Ah, che sono gli stessi vecchi, però c'è questa cosa della base. Che cazzo? Ah, va bene. Interessante, ci saranno sicuramente lunar panel, carini. Cioè, ci sono un sacco di cose nuove. Ender Lily ci sta, quella vecchia. Abbiamo l'Iron Silk, che credo sia il coso per prendere i cespugli. Interessante, molto interessante. Ok, devo trovare però un metodo per prendere fuori. Vediamo un po' i transfer node, se ci sono ancora. Eccoli qui, come si fanno? Sbaglio, si fanno più facili col vetro? Oh, cosa? Ah no, lo prende, forse lo prende, c'è l'iron converter. Ragazzi, forse lo prende. Ok, item... no, transfert node, perché transfert non lo prende. E vuole, va bene la cobblestone. Ma che meraviglia. È notte.
Allontaniamoci da casa. Prendiamo un po' di birch. Se c'è l'iron. Sì, l'iron. L'item converter fatto bene, non dovrebbero esserci problemi. Andiamo di qui, andiamo di qua. Scappa, Parkus Croner, scappa. Sto coso che salta a buffo da cazzo è un po' una rottura di palle. Allora, facciamo una cestina. Ma in realtà io il legno ce l'avevo, però va bene. Sono proprio rincoglionito. Ci serve della stone. E beh, a questo punto cuociamola qui dentro. Ce ne servono 10 pezzi. È anche moderatamente veloce, non trovate? Ci sta. Dai, no, mi piace, mi piace. Ho deciso che mi piace. Ho deciso che mi piace. E qui andiamo a mettere questo. Questo. Ah no, devo prima fare quell'altro. Avete ragione. Visto che ci sto e che è sempre molto utile, facciamo un'altra crafting table mentre il cane abbaia. La metto qua sopra sperando che prendesse gli oggetti e invece Corcassius. Vediamo un po'. Già sei. Thank you. Della sabbia io ce l'ho, vero? No. Non ho sabbia. Ragazzi, si va a tentare la fortuna a prendere la sabbia. No, sta qua fuori. Perfetto, speriamo che i mostri non ci colgano. Ne vedo tantissimi sulla minimappa, non capisco perché non stanno qui vicino, ma va bene lo stesso. E voilà, ho della carta appresso perché mi devo ricordare di piantarla, altrimenti rimango senza carta. Vai giù. Mi dispiace per queste puntate un po' da topo schifoso chiuso dentro casa, però ci serve un pochino, ragazzi. Allora, bada bim, ok, la cestina qua sotto, il transfer node, vedi che adesso me lo fa vedere, chissà che stronzo. Chissà che stronzo. Voilà, la cestina, no, la cestina già ce l'abbiamo. Bello di casa, vieni qua. Dovremmo poter fare tutto. Dovremmo poterlo fare. E 64? Minchia, ragazzi. 64. Non ho. Ah, non prende questa. Ai, se faccio un figlio. Non prende quella. Speriamo che i mob siano ancora gentili con noi. Io tolgo questi. E voilà. Via, via, via. Via, via. Devo mettere una slab. Ecco qua. Dov'è la mia slab? Qui. Perfetto. Andiamo a fare la cestina con questo tipo di legno. Che strano che non lo veda compatibile. E abbiamo quattro transfer node senza nessun problema. Quindi noi mettiamo la chest, che cazzo ne so. La possiamo mettere qui? Sì, la mettiamo qui. Molto bene. Voilà. E questo qui? Così? What the fuck? Ah, forse. Sì, gli serviva. Perfetto. Ragazzetti, perfetto. E quindi posso fare anche un'altra cosina. Bello. La terza puntata è già un piccolo smistamento. Non è affatto male. Prendiamo tutte le cose che vanno cottole. Cotoletta proprio. Ok. Abbiamo tutto. Facciamo un'altra chest. Visto che quello me ne ha dati 4, non pochi. 4 sono buoni. Ma che succede se faccio un miscuglio di legno? Beh, non lo so. Noi facciamo così, così, così. E qui ci buttiamo dentro le cose che vogliamo vedere cotte. Bauxite, questo, un po' di cobblestone, tipo, ecco, 10 pezzi. Vediamo un po' se entra. Non entra. Come mai? Forse è che lo slate non va cotto. Ammazza se è lento, ragazzi. Sì! Sì, cazzo, funziona! Meraviglioso! Buttiamoci dentro questo. Bada bim, 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 bim. Ragazzi, che figata! Però queste cose non le prendo. Perché non le prendi? Perché c'è. Allora, il Ganela e lo Slate non vanno prese. Perfetto, per il resto c'è Marcus Kart. Bellissimo, ragazzi! Ottimo, ottimo, ottimo. Oh, potreste dire che i transfer node già li conosciamo, è vero, ma stiamo facendo la nuova Extra Utilities 2. Quindi non ci provate a dirmi, non hai rispettato le cose, ti devi iscritto, video contro e tutte cose. Allora, bim 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 bim. Questo generatore non è affatto male, anche se dobbiamo fare un pochino una prova, dovrei staccarlo e vedere quanto mi dà con un pezzo di legno e basta. Un pezzo di legno che non ho. Non ho perché siamo poveri. Regà, fino a qua. Oh no, shit. Eccolo, eccolo.
Permesso? Permesso, aiuto! Oh, merda. C'era scritto qualcosa. Carbon value? Carbon? Beh, non lo so, non saprei. Allora, facciamo così. Ah, un pezzo di legno ci dà 300, quindi ogni pezzo di legno possiamo smeltare tre cose. Ora vediamo se si ricorda. No, non si ricorda, ragazzi. Non si ricorda, ma va bene, va bene, va bene, mi piace. Un'altra cosa che potremmo fare è metterci un'altra chest che manda dentro questo, ma per ora. Chi se ne frega della musica? Dunque, andiamo a vedere che cos'altro possiamo fare oggi, perché oggi abbiamo pochissime cose. La Resonating Redstone, che cos'è questo? Lava Generator, che figo. Water Mill, bello, bello. Wind Mill. No, 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 aspetta, 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 posso creare... Ammazza che palle sto ragno. Posso creare energia già in maniera diversa. Perché? Dove cazzo l'ho tirato fuori questo? Raga, io non l'ho fatto, giuro. Non ce l'avevo prima. Forse un mob? E c'è anche un manuale, cosa? Davvero? Manual, vediamo un po'. Actual Addiction lo conosciamo... Sì, extra utilities. No, col gold dell'ossidiana. Ma come, scusa, sei cattivo. Ma me lo potresti dare prima. Sei un piece of merda. Vabbè, ok, non fa niente. Non fa niente. Torniamo a vedere sta cacchio di cosa che non c'ha alcun motivo per essere qui. Se l'avete vista, ditemelo. Allora, questo qui genera potenza dalla lava. Questo genera dai fluidi in movimento. Però ci sono, c'è lo stone burn. Lo stone burn vuole la polished stone, che è questa cotta. Niente male, è facile da fare, eh? Basta un pochino di passaggetti. No ragazzi, sta cosa è fighissima. Dove stavamo? Stavamo su lava gen. Ecco, lava gen. Ok, secondo me quello più facile da fare adesso è il water mill. Però vuole questi, che sono 8 pezzi di redstone, ed è fattibile. Oh mio Dio, non ci credo, possiamo farlo. Questo produce un GP e questo il fire mill 2 GP. Aspetta, come sotto? Però vuole il nether brick che non abbiamo. Vuole il nether brick che non abbiamo e non possiamo proprio farlo. Ok, signori, water mill. Davvero una figata. Chissà chi cazzo me l'ha data, perché qui vuole un ender shard e due cose di redstone. Beh, forse me lo dai inizialmente per tipo aiutarmi. Non lo so, non lo so, non lo so. Allora, la stone. Lui dice che devi prendere la stone, devi far così e poi la devi cuocere. Vediamo un po'. Mi dai quel coso nero? No, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Che cazzo stai facendo della tua vita? No, come si fa? La polished stone, sì. Devo ancora ricraftarli. Va bene. Eccoli qua. E però mi serve pure quell'altro, speriamo che me lo fa fare. Sì. Dai, regà, è fighissimo. Cose nuove. E poi mettiamo questa a cuocere. No. Perché no? No, aspetta, che cos'è il resonator? Resonator. Oh merda, dai, no, shit. Ok, ho rosicato. Ho davvero rosicato. Quindi come prossime puntate ci daremo l'impegno di andare a beccare un Enderman, perché vogliamo la sciardina maledetta. Io direi che per concludere possiamo sicuramente... Non posso piazzarli questi, vero? No. Possiamo sicuramente fare un bello screenshot a questa scena, che finirà per essere la nostra bellissima miniatura prossima. Oppelà. E noi ci possiamo sallustrare qui, signore e signori, alla prossima puntata della Hold the Mod. Bella raga!